Si trovavano radunati là, dove una volta c'era un giardino, ma al posto del vecchio padiglione romantico e dei viali con i rosai, ora c'era un ristorante con musica e cabaret, un ristorante moderno. Il caso li aveva fatti incontrare dopo il teatro, a loro insaputa, come per un misterioso fenomeno di telepatia. Si erano ricordati del tempo passato ed erano diventati tristi. Ti ricordi, Mumu, quando ci nascondemmo nel padiglione perché il maestro ti chiamava per le ripetizioni? Nel padiglione c'erano delle tele di ragno e tu avevi paura. Io imparavo allora a fumare e tu, Mumu, mi chiedesti una boccata. Piangesti per la tosse. Poi andammo in casa mia e ci lavammo la bocca con l'odol per non sapere di fumo. Il marito di Mumu guardava curiosamente il signore che dava del tu alla moglie e che raccontava episodi ormai sfuggiti alla sua memoria. Mi sembra che il padiglione si trovasse dove c'è ora quel tavolo col signore smoking e con le due signore ossigenate. Bravo, esattamente. Qui passava il viale con i rosai, disse un terzo. Ora c'è una strada lastricata di granito, una linea tranviaria e un chiosco di giornali. Tutti tacquero, come assorti in un sogno. Soltanto il marito di Mumu non capiva perché fossero tristi, dato che parlavano di luoghi e di tempi che non esistevano più.